Viaggio in Liguria ci porta a Reppia. Siamo nel comune di Nene, l'entroterra del Tigullio, in Val Graveglia, dove vedete al sax Roberto Rossi. Siamo arrivati qua perché la sagra del Luetto si è garantita un posto negli eventi autentici della Liguria. Enrico Rossi, presidente della Proloco, da quanti anni c'è sta festa? Risulta su un libro dal 1903. Cosa vuol dire Luetto? Madonna del Loreto. Madonna del Loreto, oggi la potremmo chiamare la festa di fine estate, perché cade sempre la domenica dopo l'8 di settembre. Quest'anno l'avremo sabato 14, domenica 15 e lunedì 16, che è il Luetting. Guardate che meraviglia, ci hanno preparato una sorta di sagra in miniatura proprio per Viaggio in Liguria. Allora scopriamo rapidamente due dei piatti tipici della zona, partendo dai testaiè. Buongiorno, lei è? Marino. Marino e? Francesco. Francesco, questi sono gli ingredienti fondamentali, ovvero i testetti che vengono prodotti a Iscioli. Noi avevamo fatto anche una trasmissione con il signor che li produce, ora non ricordo esattamente il nome. Sono testetti fatti in terracotta. Vediamo come funziona. Prego, fate pure il testaiè, che viene realizzato con una pastella. Enrico, mi aiuti lei? Una pastella con acqua? Acqua, farina e sale. Acqua, farina, acqua, sale. Farina e sale. La densità adesso la vedete, il testetto è bollente, ma c'è apposta sotto il tagliere di legno, e adesso vedrete che la pastella viene inserita all'interno del testetto, ecco che arriva prontamente con un pezzo di ardesia, mi sembra, e vediamo come funziona. Sembra semplice, praticamente si infila la pastella all'interno del testetto, che poi viene appilato, impilato con altri testetti sopra, garantendo proprio la cottura del piatto. È un po' inclinato, quindi si rischia che lo spessore non venga proprio preciso, ma non importa. Ed ecco il momento in cui viene messa la pastella dentro il primo testetto. Bisogna un po' indovinare la quantità, perché non sia né troppo spesso né troppo, diciamo così, sottile. Ed ecco che avviene il momento principale, cioè quando il testo viene messo sopra l'altro per poi essere appoggiato sulle braccia, oppure no, così direttamente? Direttamente così, si scalda, essendo caldi i testi, si cuoce sopra e sotto. Tengo a precisare che i testetti sono fatti qua da noi, esatto, a Iscioli. Come si chiama il signore? Bruno Tassaro. Bruno Tassaro. Ma ci giriamo mentre si sta sano, mentre si sta preparando il testaio. Cristina, buongiorno. L'altro prodotto è la baciocca, che vediamo qui già pronta. Cos'è la baciocca? La baciocca è una torta di patate a fette cotta sotto il testo. Wow. Allora, intanto si fa una sfoglia con acqua, farina, sale e olio. Si lascia riposare una decina di minuti e intanto si preparano le patate a fette e si mette un po' di sale, okay, per far dare quell'acqua che si ammorbidiscono un po'. C'è un po' di pancetta? Sì, nel frattempo si prepara soffritto di pancetta, o meglio ancora lardo. Wow. E poi tanta cipolla, tanto olio, quindi tanto condimento. Si mischia tutto? Sì, si mischia tutto, si fa una cremina con farina e latte, okay, formaggio grattugiato e un uovo. Meraviglia. E poi viene messo tutta questa... Là sotto, vediamo che c'è un grosso testo che non è, diciamo, è il parente grande dei testetti, però viene messo al contrario, laggiù in fondo, come infilata in un forno naturale, e il profumo stesa a volte su foglie di castagno. Sì, su foglie di castagno. E lì bisogna azzeccare la cottura, perché quando un'ora si alza il testo, un'ora di cottura precisa, e la baciocca è pronta. È pronta.